La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Ben ritrovati all'ascolto della Sanità Parla con te, in programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con la nostra azienda sanitaria locale. Tutti i lunedì alle 12.10, in replica il giovedì alle 19.10, incontriamo i professionisti della nostra azienda sanitaria locale. Oggi è con noi il dottor Franco Romagnoni, che è il responsabile del progetto Demenze, appunto, della nostra azienda sanitaria. Buongiorno dottor Romagnoni, grazie per essere tornato con noi. Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie a voi per l'invito. Oggi, dottor Romagnoni, parleremo del cervello, un tema ovviamente che può essere sviluppato in milioni di modi, ma ne parliamo per un motivo specifico. Perché? Sì, nel mese di marzo è stata celebrata anche quest'anno la Settimana Mondiale di Consapevolezza del Cervello. È un'iniziativa nata nel 1996, è sostenuta in Italia dalla Federazione delle Società di Neuroscienze e cerca di attirare l'attenzione su questo organo meraviglioso, sulla ricerca su questo organo. In particolare quest'anno il tema era di cercare di mettere a conoscenza del pubblico quali sono i meccanismi con cui il nostro cervello ci aiuta ad orientarci nel tempo. Quindi la capacità del cervello, appunto, di mantenerci aderenti alla realtà, anche dal punto di vista spaziale, quindi sappiamo sempre dove siamo fino a un certo punto, e soprattutto dal punto di vista temporale, quindi percepiamo lo scorrere del tempo. In particolare il tema che è stato proposto alla riflessione qui a Ferrara grazie ad un'iniziativa che le due aziende insieme hanno prodotto è stato quello della stagione del cervello, le stagioni del cervello, per far capire che questo organo così importante è anche su un organo che invecchia, che perde capacità. Le capacità del cervello sono tantissime, abbiamo ricordato la prima, ma per esempio la memoria, dicevo appunto l'orientamento spaziale, non solo temporale, la capacità di giudizio, di ragionare, la capacità di leggere, la capacità di parlare e di capire quello che si sta ascoltando, quindi quella capacità che stiamo sfruttando in questo momento mentre parliamo e ci ascoltiamo in radio. Ecco, il cervello ci permette di fare tutto questo. È un cervello che nasce molto ricco, con una situazione si dice di ridondanza, abbiamo anche troppi mattoni, ma che perde funzioni nel tempo, perde funzioni perché perde peso, perde massa. Se si mette a confronto nella stessa persona il peso a 20 anni, a 60 anni, a 100 anni, per chi ci arriva, è un cervello che gradualmente diminuisce di peso. Se si mette a confronto la capacità di estrarre sangue, e il sangue è vita, quindi è assolutamente parallelo alla capacità, alla funzione che in quel momento l'organo sta esercitando, anche questa diminuisce nel tempo. Ma il dato più interessante è quello che riguarda la cosiddetta perdita neuronale. I neuroni sono quelle cellule che costituiscono l'unità base del cervello e che ne rendono la struttura funzionale, cioè capace di svolgere tutte quelle azioni che ci servono per mantenere autonomia nella vita quotidiana, sia nelle semplici attività, anche mangiare, riusciamo a farlo grazie al cervello, sia nelle attività complesse, usare un computer o, come si diceva una volta, appunto, un cervello elettronico. Ecco, tutte queste funzioni sono possibili perché i nostri neuroni non solo ci sono, ma sono anche intrecciati tra di loro. Pensate che ogni giorno, dopo i 70 anni, si perdono circa 100.000 neuroni. Sembra un dato impressionante, ma dobbiamo rapportarlo a quello che sono i neuroni alla nostra nascita, e sono 100 miliardi. Quindi, tutto sommato, è un disinvestimento che possiamo accettare. Ecco, ci rimane un buon capitale. Un problema è però che, oltre a perdersi in numero, e poi naturalmente determinano quella perdita di massa che prima dicevamo, perdono anche nella loro capacità di trasmissione. I neuroni, per essere funzionanti, devono scambiarsi informazioni. È la cosiddetta neurotrasmissione, il passaggio di informazione tra un neurone all'altro e la capacità di questi neuroni di essere in rete, una rete che continua a produrre dei circuiti efficienti che ci danno appunto le prestazioni di cui parlavamo. Ecco, quindi anche il numero di sinapsi, di contatti tra i neuroni diminuisce nel tempo, quindi l'efficienza della rete diminuisce nel tempo non solo perché diminuisce il numero dei neuroni, ma anche perché la loro interazione diminuisce. Questo porta ad un invecchiamento delle prestazioni cerebrali.
che comunque può essere compatibile con un invecchiamento attivo, con un invecchiamento di successo anche a 100 anni. Se vediamo i dati relativi per esempio a quella che è la patologia più tipica del cervello nell'età anziana, cioè la demenza, vediamo che c'è un aumento progressivo del numero di persone che sono affette da demenza, ma fino a un certo punto, quando si arriva più o meno ai 95 anni, si vede che la curva non cresce più, ha un plateau, come si dice, o secondo i pochi dati regionali che abbiamo, sembra addirittura diminuire, come a dire che chi arriva a quell'età molto elevate arriva anche con un cervello in buona funzione. Ecco, abbiamo parlato di invecchiamento del cervello. Il cervello è un organo del nostro corpo come altri e c'è un modo comunque di preservarlo? Si può fare qualcosa per ritardare eventualmente questo invecchiamento? Come, non so, per la parte muscolare si fa un po' di esercizio? Ecco, come si può ritardare l'invecchiamento del nostro cervello? Su questo direi che gli studi sono nati negli ultimi 20-30 anni e hanno progressivamente portato a delle conclusioni favorevoli. Tempo fa non eravamo molto ottimisti sulla capacità di preservare il cervello nelle sue funzioni, di preservare il cervello dalle malattie, soprattutto come la demenza di cui parlavo prima. Ora ci sono degli elementi abbastanza chiari che vengono da studi internazionali di centinaia di migliaia di persone che ci permettono di individuare tre grosse aree di protezione. Il cervello lo possiamo difendere prima di tutto cercando di esporlo il meno possibile alla tossicità, agli elementi che possono dare un danno. Oppure possiamo proteggerlo cercando di rendere i meccanismi infiammatori meno frequenti possibili, ecco, di difenderci dai meccanismi infiammatori. Oppure possiamo cambiare strategia, cioè aumentare le sue capacità, quindi aumentare quella che si chiama la riserva cerebrale. Per ognuna di queste categorie ci sono delle aree di intervento che possono essere alla portata di tutti, direi. Per esempio, parliamo di quella legata all'infiammazione. La riduzione dell'infiammazione cerebrale. Chiaramente potrebbero avere un effetto tutti quei farmaci che hanno un'azione antinfiammatoria o, nel caso che il cervello sia in una situazione di infezione che porta con sé l'infiammazione, anche di cura dell'infezione, sono le cosiddette demenze secondarie, quelle situazioni per cui il cervello funziona male perché è soggetto ad un attacco infiammatorio infettivo. Però anche alcuni tipi di dieta, gli alimenti che assumiamo, possono non favorire un efficiente funzionamento cerebrale. Per cui l'adesione a degli schemi dietetici di un certo tipo può favorire la protezione dall'infiammazione. E su questo, per esempio, la dieta mediterranea è quella su cui ci sono le maggiori evidenze. D'altra parte, la dieta mediterranea è anche una dieta che è a bassa tossicità cerebrale, quindi poco infiammatoria e poco tossica. E quello dei tossici, appunto, è un altro tema importante rispetto alla protezione. Ridurre l'obesità è ridurre una tossicità cerebrale. La tossicità può essere naturalmente di tipo vascolare e quindi tutte le malattie che portano un danno vascolare nel corpo in generale, portandolo anche nel cervello, portano a una diminuzione dell'efficienza cerebrale. Accennavamo già prima al tema di quanto il cervello estragga sangue e come il sangue sia effettivamente vita. Quindi l'ipertensione, il diabete, il colesterolo alto sono delle patologie che vanno tenute sotto controllo, perché tenerle sotto controllo non vuol dire solo, tra virgolette, non avere attacchi cardiaci. Vuol dire anche, per esempio, non avere l'ictus, non avere, se non l'ictus, quei microinfarti, quei piccoli danni cerebrali che magari da soli non ci si accorge neanche del danno che fanno, ma sommandoli in molti anni possono produrre un deficit significativo appunto dell'azione cerebrale. Ma poi ci sono dei veri e propri tossici, parlavamo prima di dieta. L'alcol è sicuramente un tossico per il cervello. D'altronde, tutti quelli che hanno provato un'esperienza di aver alzato un po' il gomito si rendono conto che il cervello non funziona perfettamente bene, e chi si mette in macchina dopo aver alzato il gomito lo capisce ancora di più, almeno dovrebbe capirlo e dovrebbe evitare chiaramente certi comportamenti. Ma al di là del danno funzionale, per cui ci sentiamo un attimo confusi, non rapidi nella risposta,
C'è una vera e propria morte cerebrale che dipende dall'azione dell'alcol quando questo sale al di sopra di certi livelli nel nostro corpo. Quindi è un neurotossico. E c'è una sorta di contraddizione rispetto agli alcolici, perché per esempio sembra che una piccola quantità di alcol, soprattutto di vino che contiene anche degli antiossidanti, se mantenuto appunto entro un limite che non arrivi mai alla tossicità, quindi diciamo il quartino al giorno sicuramente non è un danno cerebrale e probabilmente ha anche un'azione neuroprotettiva, ecco, c'è quindi questa contraddizione tra tossicità e invece alimento che in qualche modo può aiutare. Però non possiamo terminare, diciamo, l'elenco dei tossici senza ricordare il fumo. Il fumo di sigaretta, come è dannoso per i polmoni, lo è altrettanto anche per il cervello, sia direttamente sia indirettamente, perché sapete quanto produce danno a livello vascolare. Abbiamo capito come la circolazione cerebrale sia così importante. Un altro elemento che agisce quasi come tossicità è quello della depressione, il tono dell'umore, oppure anche il ritiro sociale. Questi sono degli elementi che in qualche modo producono un danno in quanto riducono la riserva cerebrale. È chiaro quindi che, al contrario, se andiamo nell'ultima categoria di prevenzione, che è quella invece di aumentare le riserve cognitive, quindi vediamo questo discorso approcciato in modo positivo, l'avere un atteggiamento positivo, avere una vita sociale ricca, sono degli elementi che preservano dal danno cerebrale e stimolano invece la riserva cognitiva. Una riserva cognitiva che poi trova forza anche, per esempio, in altri elementi importanti come la formazione, l'educazione intesa appunto come anni di scolarità o comunque come anni in cui uno ha tenuto il cervello allenato in una sorta di continua formazione personale. Ecco, quindi non solo la formazione scolastica, anche se è molto evidente il rapporto tra gli anni di scuola che una persona è riuscito ad avere nella sua vita e poi lo sviluppo di determinate malattie. Questo dato perfino l'hanno riscontrato i colleghi dell'ospedale di Cona nei loro centri per le demenze, andando ad osservare quella che è una differenza di genere nello sviluppo delle demenze, per cui una maggior prevalenza nel sesso femminile è anche accompagnata da un minor livello di scolarità, anche nella nostra popolazione ferrarese. Ma un'altra cosa molto importante e che si è capita solo, direi, negli ultimi 20 anni è il mantenimento sensoriale. In particolare mi riferisco all'udito. Questa è una chiave di lettura importante per la prevenzione, perché ci fa capire come la stimolazione del cervello, in poche parole, è un'arma di difesa, no? Quindi preservare l'udito, cercare di intervenire sui propri deficit di udito, e qui parliamo quindi di una situazione che si configura soprattutto nell'età di mezzo, possa essere un elemento di prevenzione importante. Andando in senso positivo ancora, ricordiamo come possono esistere degli interventi cosiddetti di training cognitivo, l'allenamento della memoria, la ginnastica della memoria, non solo della memoria ma anche dell'orientamento. Ecco, questo è un tema importantissimo. C'è per esempio l'Università di Harvard che negli ultimi anni ha sviluppato anche dei piccoli manuali che sono dedicati proprio o al rinforzo della memoria o appunto agli esercizi cognitivi che più in generale consentono di aumentare la cosiddetta riserva cognitiva. Però ho lasciato per ultimo il più importante, perché c'è un elemento che possiamo riferirlo alle tre categorie, quindi aumenta la riserva cognitiva, diminuisce il danno da tossicità e diminuisce l'infiammazione cerebrale, è l'esercizio fisico. Quindi l'esercizio fisico, che viene considerato la medicina più importante anche per tantissime altre malattie, quelle cardiovascolari, sicuramente ha un impatto importante anche nel preservare le funzioni del cervello e quindi nel rendere possibile un invecchiamento di successo con prestazioni cognitive che possono arrivare anche sopra i 95 anni, assolutamente non dico un livello di prestazione pari a quello della stessa persona in età giovanile, ma un livello che potrebbe tranquillamente competere con quello di tante persone di età adulta o giovanile.
Quindi importantissimo sapere che possiamo anche preservare il nostro cervello per andare verso una vecchiaia che sia, come diceva giustamente il dottor Romagnoni, più brillante. Insomma, quando si dice non dimostra l'età che ha, sono persone che probabilmente hanno avuto la capacità di prendersi cura non solo del loro fisico, ma soprattutto anche del loro cervello. Ha usato una frase che mi piace molto, un verbo che mi piace molto, prendersi cura. Ecco, dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Questo peraltro è un concetto che secondo me era ben espresso anche dal piano sociosanitario regionale che stiamo in questo periodo cominciando a rivedere. Rendere il cittadino consapevole che una buona parte della propria salute dipende da se stesso. Addirittura ci sono alcune ricerche che direbbero che il 70-80% degli anni che una persona vive alla fine della vita in condizioni di non autosufficienza sono riferibili a delle situazioni che potevano essere corrette, reversibili. Quindi su cui un intervento precoce avrebbe potuto portare un esito diverso. E quindi in una situazione sociale, demografica come quella nostra, noi siamo la provincia emiliano-romagnola con l'indice di invecchiamento più elevato, siamo una delle province italiane più vecchie, siamo una delle zone del mondo più vecchie, perché l'Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo. Quindi indubbiamente con una situazione sociodemografica come la nostra, puntare non solo sull'assistenza alla non autosufficienza, ma puntare sulla prevenzione della non autosufficienza diventa anche strategico da un punto di vista della salute, da un punto di vista della forza della società, da un punto di vista, è importante, del benessere individuale. Il benessere individuale, lo stato di salute di una persona che quindi non è solo non avere la pressione alta, ma star bene, ecco, lo dice la parola, dipende in buona parte anche dal nostro cervello. E quindi torniamo a Sua Maestà il cervello, questo organo fondamentale che naturalmente è quello da cui dipendono, direi, la maggior parte delle funzioni importanti del nostro corpo. Perché abbiamo parlato delle funzioni di cui abbiamo consapevolezza, ma ci sono moltissime funzioni di cui non abbiamo consapevolezze e sono comunque da riferire al nostro sistema nervoso centrale. Degli automatismi che noi mettiamo in campo tutti i giorni senza accorgercene, ma che funzionano perché funziona il nostro cervello, funziona il nostro sistema nervoso centrale. E stiamo bene per quello. Quindi prendersi cura di noi stessi è una cosa importante. Vivere con gli altri, avere una socialità importante e così via è sicuramente qualche cosa che ci torna, è un investimento. Ci sono degli aneddoti anche riguardo a questo. C'è uno studio di alcuni anni fa, The Nun Study, lo studio delle monache, uno studio in cui alcune centinaia di monache si sono offerte, tra virgolette, alla scienza perché fosse studiato proprio il loro cervello, la loro prestazione cognitiva nel tempo. Da questo studio nascono anche alcune delle evidenze che abbiamo raccontato oggi, nascono anche delle storie di vita che sono forse più facili da ascoltare, più facili da capire, come quella per esempio di Suor Mary, una suora che è morta a più di 100 anni. È morta, ahimè, di ictus, quindi un danno cerebrale alla fine l'ha avuto. Però il dato interessante in questa suora era che, malgrado avesse una risonanza magnetica che la poteva categorizzare come persona affetta da demenza, fino alla fine in realtà lei ha avuto una prestazione funzionale e cognitiva assolutamente adeguata al suo ruolo. È vissuta bene, è vissuta attiva, in autonomia fino a oltre 100 anni. Questo cosa vuol dire? Che molto dipende anche da quello che abbiamo attorno, dai legami che ci creiamo. Questa suora credo che fosse stata solo 20 o 30 anni fuori dalla clausura o fuori dal monastero. Con questo chiaramente non voglio dire che dobbiamo andare tutti in monastero, ma certo che il microambiente di vita, le relazioni di vicinanza sono importanti perché ci stimolano, ma anche un po' ci proteggono. E qui c'è un altro tema importante che è quello dell'ambiente, che è ambiente di vita, che è ambiente che ci aiuta a mantenere una prestazione cognitiva di un certo tipo.
I tecnici dicono che l'ambiente può essere ortesico dal punto di vista proprio della preservazione delle autonomie. D'altronde, noi stessi, se ci troviamo in una città che non conosciamo o addirittura al di fuori dell'Italia dove ci si esprime in un modo diverso, siamo in difficoltà. Essere a casa nostra è il massimo della facilità di vita, ci rilassa. Quindi essere in un ambiente protetto ci aiuta a vivere e a dare quella prestazione che ci consente di essere sempre adeguati. Questo ci porta ad andare anche un pochino al di fuori dell'ambiente stretto della famiglia, a considerare come una comunità può essere inclusiva o, al contrario, di essere escludente rispetto alle persone che sono affette da demenza o che sono più in generale affette da disabilità. Da alcuni anni si sta parlando di comunità amiche nei confronti delle persone affette da malattia dementigena, e andare nel grande supermercato o andare nel piccolo botteghino per una persona anziana può essere decisamente diversa. Oppure parlavamo di esercizio fisico, avere una casa in centro storico senza ascensore e quindi essere relegato in casa, o avere una casa al piano terra o un ascensore con cui tu puoi uscire al parco, fa una bella differenza. E quindi l'aspetto ambientale sicuramente è importante. Perfino diventa importante la tossicità ambientale. Prima parlavamo di come ci possono essere dei tossici che accelerano i processi di invecchiamento. Anche un ambiente inquinato è un ambiente tossico. E quindi il cervello ha bisogno di vivere bene in un ambiente che sia sano. Il tema ambientale è sicuramente molto forte nelle riflessioni di quest'anno. Ecco, c'è una ricaduta anche per quel che riguarda in generale l'invecchiamento attivo, ma in particolare perfino l'invecchiamento del cervello. Facciamo quindi nostri i consigli del dottor Franco Romagnoni, vi ricordo responsabile del progetto Demenze della nostra azienda sanitaria locale. Manteniamo il nostro cervello in forma e quindi attraverso il contatto con le altre persone, attraverso tutta una serie di operazioni che, come ci ha suggerito il dottor Romagnoni, aiutano il nostro cervello ad essere sempre attivo e anche con il trascorrere degli anni ad essere sempre performante. Chiudiamo qui la nostra puntata di oggi, vi ricordo La Sanità Parla con Te tutti i lunedì alle ore 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10. Il programma di Radio Dolce Vita è realizzato in collaborazione con la nostra azienda sanitaria locale dove incontriamo i professionisti. Grazie dottor Romagnoni per essere stato con noi, do un appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata. Grazie a voi e prendiamoci cura di noi. Avete ascoltato? La Sanità Parla con Te, appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.